Dopo giorni passati ad arrampicarsi sugli specchi, le dimissioni di Scajola sono un atto dovuto ma tardivo. Speriamo che adesso il governo, se davvero vuole fare riforme, parta da una serie di norme vere e incisive contro la corruzione che nel nostro paese dilaga. Credo che norme contro la corruzione le chiedano non solo e non tanto parlamentari o politici, ma la chiedono la stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Per cui norme serie in questa direzione noi le voteremo da qualunque parte, chiunque le proponga. Questa maggioranza è allo sbando, le divisioni sono ogni giorno più profonde e laceranti. Sono tenuti insieme soltanto dal potere e dalla voglia di stare aggrappati al governo. Quanto questo durerà è impossibile dirlo. Sicuramente la compattezza delle opposizioni ha inciso e questa è la dimostrazione che se l'opposizione fosse sempre più determinata e più incisiva nel rivendicare la non negoziabilità dei valori etici, di trasparenza, di legalità, di onestà, potrebbe farsi valere molto di più anche in Parlamento. Questo è un esecutivo che ormai sempre più palesemente sbanda, non ha una politica economica, non ha un'idea delle riforme. Finora tutto quello che ha fatto è stato difendere Berlusconi e i ministri che di volta in volta ne hanno avuto bisogno dalle accuse che piombano loro sul capo. Tutto quello che li tiene insieme è il potere e la voglia di continuare a governare. Quanto questo potrà durare diventa davvero difficile immaginarlo. Donadi, voi avete parlato spesso di questione morale nella maggioranza. Le dimissioni di Scajola aprono o chiudono questo capitolo? Lo aprono perché è un capitolo che si arricchisce purtroppo ogni mese di nuovi episodi. Ci sono state le dimissioni di Scajola per l'insostenibilità della sua permanenza al governo, ma ci sono casi gravissimi come le mancate dimissioni di Fitto, le mancate dimissioni di Cosentino.